è Nuova Civiltà TV. Qualche tempo fa, ogni tanto ho visto anche che girano in rete ancora informazioni di questo tipo. Noi abbiamo un filmato in cui c'è una graziosa signorina distesa a prendere il sole in un prato che vediamo poi essere quello della regione della California, e guarda caso inizia in questo filmato anche lì una identificazione subliminale con quello che è Contact, perché noi guardiamo che nel filmato iniziale di Contact noi vediamo che l'immagine parte dalla Terra dove si sentono i rumori di fondo della vita quotidiana, e piano piano si allontana e diventa sempre più lontana dalla Terra, perché prima poi incontra Marte, poi la zona degli asteroidi, poi i pianeti Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, esce dalla zona di Oort, poi va verso altre galassie sempre più piccole, sempre più distanti, perché poi si perde nel nulla, e l'immagine di persa nel nulla ritorna nell'occhio di Jodie Foster. Quasi da dire che l'universo è un qualche cosa che è una proiezione che sta all'interno del cervello e che entra e esce dall'occhio. Ebbene, in questa immagine invece di questo filmato che abbiamo visto essere fino a 7-8 mesi fa, forse un anno, ogni tanto si trova ancora in rete, noi vediamo un'analisi, diciamo, di tutto omogenea e simmetrica, perché dall'occhio sinistro, guarda caso, come quello di Jodie Foster, uno dice mamma mia che coincidenza, ma che forse coincidenza non è, arriva e comincia ad allontanarsi, è come una specie, ma rapidamente, c'è una questione di secondi, si allontana, così vediamo che questo prato è situato in California, si allontana, esce dalla Terra e fa lo stesso percorso di Conrad, perché arriva fino agli estremi limiti dell'universo, quasi oltre il limite dello spazio-tempo, e a quel punto torna indietro, fa sempre a questa velocità supersonica il percorso indietro e finisce di nuovo nell'occhio sinistro di questa ragazza stesa per terra. Ma lì il viaggio non finisce, perché comincia un viaggio dentro. La immagine fanno vedere che prosegue, entra nell'occhio, entra nella retina, entra nei vasi, nelle arterie, nelle vene, entra nei globuli rossi, sempre presenti all'interno delle arterie e delle vene sulla retina, entra nel sistema del globulo rosso, entra nel suo DNA fino ad arrivare ad Angstrom, quindi da miliardi di anni luce come distanza, rientriamo su misure estremamente piccole, come dal macrocosmo al microcosmo, dall'immensamente grande all'immensamente piccolo. E poi l'immagine si conclude tornando indietro ed uscendo da dove era entrato dall'inizio, sempre nell'occhio sinistro di questa giovane ragazza. Guarda caso, ogni tipo di immagine che ha a che fare direttamente con l'occhio, e l'occhio di Jodie Foster, che ha dei bellissimi occhi azzurri, ha anche una piccola cosettina che io, in quanto oculista, riesco a vedere, una piccola, diciamo, imperfezione, ma di questo non vogliamo parlare perché riguarda il suo aspetto fisiologico. Ebbene, tutto comincia e inizia dall'occhio sinistro di Jodie Foster. Quindi quasi a pensare non solo che l'occhio di una donna ha dentro di sé l'imprinting, l'impronta dell'intero universo e del macrocosmo, ma anche del microcosmo, dall'immensamente grande all'immensamente piccolo. Quindi noi vediamo che c'è l'immagine di un occhio, ma guarda caso è un occhio sinistro. Perché? È difficile stabilirlo, però evidentemente un certo tipo di immagine di questo tipo ha liberamente ispirato questo bellissimo filmato recente di cui vi ho citato appunto adesso l'esistenza. Quindi vuol dire che non solo era una libera ispirazione non assolutamente casuale, ma era assolutamente intenzionale questo. E quando vediamo altri tipi di correlazioni, per esempio, non so se avete visto sempre nell'immagine,
Ted Morse, il padre, raccoglie, diciamo con la mano, un pochino di questa sabbia finissima che è posta dove stavano i due, e piano piano, con molta delicatezza, la fa uscire dalle dita aperte fin quando la svuota completamente. E restano sul suo palmo della mano aperta una piccola presenza di granellini, granellini che descrivono una formazione a U. Guarda caso, quando poi nella parte finale del film, dopo tutto che lei è tornata, ha subito, diciamo, la commissione d'inchiesta da parte della NASA, del governo americano, che chiede a Jodie Foster, dice: ma ci sei stata veramente? E questo lascia anche un po' un briciolo iniziale dubbio da parte dello spettatore, perché potrebbe crearsi l'idea che Jodie Foster se lo sia immaginato, talmente era forte e il desiderio e la volontà notevole, quasi mistica, di avere questo tipo di esperienza. Quindi la volontà di creare questo tipo di esperienza potrebbe essere stata condizionata dalla sua volontà. E alla fine lei stessa va un po' in confusione, perché non può portare prove di questo. E apparentemente questo, e devo dire anche lì quando io l'ho vista in diretta al cinema, ma poi anche confrontato da varie chat e varie forum che parlano del film, si viene a creare l'impressione in molti che hanno visto e che commentano che siano d'accordo nel dire che è stato un bellissimo sogno da parte di Jodie Foster, cioè che se lo sia sognato perché desiderava avere quel tipo di esperienza fin da bambina. Però c'è una frase che evidentemente gli spettatori, poco attenti a percepire i piccoli indizi, i piccoli dettagli che Carl Sagan e di riflesso lo stesso Robert Zemeckis, che ha, diciamo, illustrato il pensiero nel film, e c'è una bellissima scena quando poi ci sono diciamo i ringraziamenti, gli dice grazie Carl, un omaggio a lui, perché è lui che ha creato questo. C'è una piccola frase che, in cui il segretario di Stato parla con l'assistente di intelligence, il segretario di Stato è una donna di colore, la persona di intelligence è invece un altro attore, che dicono una frase che dice: voi militari volete tenere tutto sotto nascosto, oppure vogliamo parlare di quelle 18 ore di registrazione che appunto Jodie Foster ha registrato e su cui non è comparso niente? Quasi da dire: guarda, non fate i furbi voi militari, facendo pensare che tutto va in una bolla di sapone, perché tutto collima per dire che Jodie Foster se l'è sognato e non è vero niente. Il segretario di Stato dice: guardate, non fate i furbini, perché so anch'io che ci sono 18 ore di registrazione. E guarda caso, il viaggio di Jodie Foster, seppure i limiti dell'universo per questi paradossi spazio-temporali che fanno consentire quasi che quando uno viaggia nello spazio-tempo può ritornare nello stesso preciso istante in cui era partito tramite questi paradossi, tutto il viaggio, seppure i limiti della galassia, ma potrebbe anche essere dell'universo conosciuto, è durato 18 ore. Questa, per uno spettatore attento, è la chiara e inequivocabile dimostrazione che tutto quello che ha visto Jodie Foster è vero, è reale, e che i militari ne sono a conoscenza, ma anche i politici americani nel film ne sono a conoscenza. Quindi ognuno dei due dice: va bene, facciamo finta di niente, ma tutti noi sappiamo come stanno le cose. Ebbene, nelle scene finali del film, Jodie Foster, che comincia quasi a dubitare di quella delle realtà di quello che ha vissuto, tira fuori una specie di manata, anche lei di manciata di terriccio, vicino all'osservatorio astronomico di soccorso dove lei è tornata nel New Mexico, quindi il Very Large Array dove lei è tornata a lavorare, e guarda caso anche lì piega l'incavo della mano con la stessa metodica di gesto
che aveva fatto Ted Morse, il suo padre fittizio, e guarda caso anche lì vengono fuori una serie di granellini di sabbia più rinfrangenti che hanno di nuovo un assetto a U o a V, ma c'è qualcosa di più, perché c'è un granellino rossiccio situato in basso a sinistra rispetto agli altri sul palmo della mano. E guarda caso, e non è appunto una casualità, la telecamera e Robert Zemeckis si indugiano per 2 o 3 secondi su questo tipo di immagine, esattamente come per 1 o 2 secondi si erano fermati a guardare l'immagine quando e la sabbia era stata sollevata appunto dal padre fittizio, appunto dall'attore Ted Morse. Ebbene, noi vediamo che l'occhio sinistro, se noi guardiamo il cielo, è emblema di un animale tipico che esprime una costellazione. E tra l'altro, noi non abbiamo questo, ma nel linguaggio comune delle popolazioni anglosassoni, è corrispondente a una serie di immagini di formazioni che è molto molto frequente e sono riferiti all'occhio sinistro di un animale. E questo animale è il toro. L'occhio sinistro del toro dà nel linguaggio idiomatico inglese bull's eye, cioè l'occhio del toro, esprime una qualsiasi immagine a bersaglio, in cui c'è un punto centrale e 2 o / 3 cerchi concentrici esterni. Ebbene, questo è un qualche cosa che ha dei fortissimi richiami con una zona del cielo, che è appunto la costellazione del toro. E la stella che guarda caso corrisponde inequivocabilmente sempre all'occhio sinistro del toro è la stella Alfa del toro, Altezza. CBT Italia, the bike. Da oltre 50 anni, al fianco della tua passione, Roto, passion on your way. Amiche ed amici, vi ricordiamo che per tutte le iniziative ed i contenuti della nostra fondazione potete consultare il sito web www.fondazionenuovaciviltà.com. Sostenete la cultura, sostenete la Fondazione Nuova Civiltà. E noi vediamo che c'è tutto adesso. Non mi voglio dilungare oltre, perché già abbiamo fatto parecchi minuti, ma c'è tutta una serie di situazioni convergenti, a cominciare per esempio dal nazismo, perché quell'immagine del 1936 con le Olimpiadi di Berlino che dichiara aperti i giochi parla di Hitler. E guarda caso, se i veri esperti di antiche conoscenze del nazismo sanno benissimo la connessione con Aldebaran del nazismo, che ha portato tutta la faccenda dell'energia Vril, delle Vrille Rinnen, di Maria Orsic e tutta una serie di informazioni criptate che probabilmente hanno una base concreta, molto mito, molta leggenda, ma presumibilmente qualche informazione reale. Ebbene, la connessione nazismo-Aldebaran è enorme, come anche la connessione con altri tipi di
di conoscenze su questa stella è abbinata ad altre conoscenze abbinate a certi tipi di informazioni su un pianeta di questa stella. In molti ambiti, che adesso non sto a citare per brevità, si parlava di esseri che venivano dal terzo pianeta di Aldebaran. Aldebaran è una gigante rossa, è una stella a 65-66 anni luce da noi, quindi non vicinissima, che adesso è diventata una gigante rossa. Non, diciamo, a livello molto semplice, molto divulgativo, dico che cos'è una gigante rossa. È una stella che ha consumato parte del suo combustibile della sua fascia esterna e quindi espande la sua massa, inizia a bruciare un materiale diverso e da una stella, potremmo dire, delle dimensioni del nostro Sole, allarga, cioè amplia la sua massa e riduce la sua temperatura. E gli, diciamo, gli astronomi e gli astrofisici sono del parere che 500 milioni di anni fa Aldebaran era una stella uguale in tutto e per tutto al nostro Sole. E quindi questo vorrebbe capire che uno dei pianeti, forse il terzo, forse il secondo, forse il quarto, non lo sappiamo, ci sono tantissime leggende metropolitane, archeologiche, archeoastronomiche, religiose in un certo senso, che parlano di questa stella e del luogo da cui venivano degli esseri provenienti dal terzo, dal secondo pianeta di questa stella. È chiaro che questo si riferisce al passato, perché quando una stella, tipo il nostro Sole, abbassa la temperatura e allarga la massa, inevitabilmente finisce per bruciare e consumare tutta una serie di luoghi, di pianeti che possono essere nelle sue vicinanze. Quindi sicuramente, fate le debite proporzioni, possiamo dire che i pianeti interni, Mercurio e Venere, ma probabilmente la stessa Terra, se diciamo immaginate all'interno del sistema di Aldebaran, da 500 milioni di anni, quando la stella nana gialla o gialla normale ha espanso la sua massa, ha cambiato il tipo di combustibile che bruciava ed abbassato la sua temperatura, comunque ha bruciato una larga fetta di pianeti che erano nelle sue fasce vicine. Per cui è possibile che i pianeti originali di queste ipotetiche razze non fossero più lì e che fosse stato necessario fare un, diciamo, esodo cercando altri mondi che potessero essere colonizzati, perché questo li avrebbe resi di fatto inabitabili. Quindi tutta una serie di informazioni di questo tipo, ripeto, criptate, sono delle eventualità. Bisogna avere forse la capacità, la fortuna di coglierle in un unico, diciamo, filone interpretativo. Siamo sempre nel margine di una possibile aleatorietà della cosa, però è evidente che se è ormai emerso che Vega non è un pianeta da cui, non è la stella che ha un pianeta abitabile in cui potevano essere presenti gli dèi, semplicemente perché lì c'è solo una grossissima quantità di una situazione, di una stazione artificiale ricetrasmittente. Quindi bisogna cercare da qualche altra parte, e in mancanza di altri indizi e confermando la frequente, diciamo, presenza di elementi che fanno ricondurre a questa stella l'occhio sinistro del toro, a questo pianeta, secondo me, se dovessimo cercare di indagare con una sufficiente margine di errore quale, secondo Carl Sagan e di riflesso secondo Robert Zemeckis, potrebbe essere un luogo di provenienza degli dei alieni e quindi degli esseri alieni, direi che la stella Aldebaran potrebbe essere uno dei candidati. Non è neanche un caso, e devo dire che qui non voglio ripetermi, ma sono destinato a farlo, che questa zona del cielo dove c'era appunto la costellazione del Toro, sia esso la sua parte posteriore, sia essa la sua parte anteriore con la testa, già per gli antichi egizi, ma non solo, potrei citare gli arabi, potrei citare gli ebrei, potrei citare i sumeri, potrei citare i babilonesi, riscuoteva un'importanza enorme. Quindi
È chiaro che tra le varie possibilità, in forma subliminale di qualche cosa che ci potrebbe aiutare, dove diavolo Carl Sagan avrebbe potuto porre questo pianeta conclusivo o parte di questo viaggio, richiama temi egizi. E guarda caso, per le culture egizie, abbiamo detto, ma non solo, un luogo del cielo che per gli stessi egizi rivestiva un'importanza, una sacralità e un rispetto solo degno dei loro dei, dei loro Negeru, ecco che dall'estrema antichità dell'antico Egitto fino ad arrivare al Fin Condat noi abbiamo delle potenziali conferme. Chiaramente non abbiamo certezze, probabilmente non le aveva neanche Sagan, ma lo stesso Sagan, e qui si tratterebbe di invogliare a comprare il libro Contact e leggerlo, dà delle altre informazioni sull'esistenza di cosettine sulla Terra che attualmente, ripeto, attualmente non sarebbero state ancora rivelate e che invece nel libro, ma con una dimestichezza e con una familiarità sbalorditiva, Sagan ci dice delle cose che dice. Ah, ma caspita, ma come faceva a sapere queste cose? Evidentemente lui che aveva frequentato ambienti della NASA, aveva studiato ed era in contatto anche con profondi studiosi della storia, delle leggende, del mito e delle conoscenze degli antichi popoli, le aveva assimilate e le aveva veramente recepite e calmierate. E questo sicuramente è una possibilità che, seppure, ripeto, non comprovata da fatti, dà delle chiavi di lettura che potrebbero essere molto interessanti. Per le persone che ho sentito adesso non l'hanno mai visto, vi invito a cercare appunto di stare attento ai suggerimenti che ho dato, perché l'impatto emotivo di una persona, ripeto, l'ho visto in prima persona quando l'ho visto al cinema con le persone che mi circondavano. Potrebbe essere un po' deludente, un po' banale. In realtà ha delle informazioni, come dicevo, molto emotive, molto logiche, che fanno pensare. E se la delusione di un momento, che però vi ho già detto cosa succede, quindi ci andate già molto, diciamo, rese dotte di quello che trovate, state attenti a certi piccoli particolari, perché quello che può sembrare casuale o del tutto accidentale, ricordate che il regista ha carta bianca su cosa far vedere e come farlo vedere. Quindi quello che sembrano cose del tipo ma che strano ha fatto vedere questo, ma che combinazione, ma vorrà dire qualcosa, boh, chissà. È chiaro che il singolo particolare può risultare del tutto ininfluente, ma quando si cominciano a unire i puntini uno con l'altro, alla fine viene il dubbio che certi piccoli dettagli scenografici non lo siano per niente casuali, ma ci sia un'intenzione di fornire dei messaggi che se uno ci pensa e ha la sufficienza, gli inglesi direbbero know-how, cioè conoscenze di base, alla luce delle cose che vi ho detto, che quindi ho condiviso in pieno con voi, potrebbe far pensare che uno dice, ma, e ce ne sono magari anche delle altre che a me non mi hanno colpito, perché benissimo, è chiaro che uno sta attento, lo rivede due, tre volte, però qualcosa finisce per scappargli. Però tutto quanto questa cosa, ricordate che è una libera scelta del regista. Tutto quello che fa apparentemente potrebbe risultare banale e casuale, però occorre porsi il dubbio che forse casuale non è. Nuova Civiltà TV.